Amici di canalecaccia.tv, siamo ad IVA 2017, siamo in compagnia di Domenico Marini. Quando c'è 828U, caro Domenico, io becco sempre te, anche perché il successo delle clip che abbiamo realizzato insieme è veramente notevole, perché fa sempre molto piacere ai nostri amici cacciatori conoscere a fondo i gioielli con cui poi andranno a cacciare. Vogliamo riassumere velocemente, per chi si è perso le cosiddette puntate precedenti, le caratteristiche generali di 828U? Certo, con piacere. Allora, 828U è l'unico fucile sovrapposto, diciamo, di casa Benelli, e ha una serie di caratteristiche importanti, di vantaggi molto importanti per il cacciatore che, dal momento che è stato progettato, come ben sapete ormai, in maniera totalmente diversa da un sovrapposto di tipo tradizionale. Prima caratteristica fra tutte che lo rende unico e distintivo sta proprio nel sistema di chiusura, che è rivoluzionario in quanto risolve radicalmente i problemi di usura dei tipici dei sovrapposti tradizionali. Che cosa fa questa piastra di chiusura che chiamiamo lock plate? Quando, nel momento in cui chiudiamo l'arma, la piastra di chiusura diventa un pezzo unico con il monoblocco, lo va a, in qualche modo va ad arpionare, ad agganciarsi al monoblocco, diventando con esso un pezzo unico. Quindi lo stress balistico che subisce normalmente un'arma al momento dello scoppio viene quasi completamente annullato, esatto. Tant'è vero che garantite una durata incredibile per quello che riguarda quest'arma. Esattamente, in pratica tutta l'energia dello scoppio rimane all'interno del monoblocco e sfoga verso la volata dove deve andare, senza andare a stressare i perni di rotazione e i perni di chiusura. Quindi grazie a questo sistema di chiusura innovativo riusciamo ad avere un'arma resistentissima, duratura nel tempo e al contempo leggera, perché quell'insieme piastra più monoblocco lo possiamo pensare un po' come il motore all'interno di una scocca in alluminio. Monoblocco e piastra sono il motore, la nostra bascula è la scocca in alluminio, quindi resistenza dell'acciaio e leggerezza dell'alluminio. Ergal. Esatto, è un ergal, una speciale lega di alluminio che consente di ottenere un sovrapposto molto leggero, perché nella configurazione con canna da 71 pesa meno di 3 kg. E anche estremamente bilanciato. E anche assolutamente estremamente bilanciato, sì. Questa è una delle caratteristiche del sovrapposto, che come sappiamo ne ha diverse altre, alcune anche visibili. Ad esempio, ed è unico nel segmento dei sovrapposti appunto, è l'unico a dare la possibilità al cacciatore di modificare pieghe e deviazione per assecondare la propria, diciamo, forma fisica, il proprio stile di caccia. Vediamo se sono bravo anch'io, sono 40 le possibilità. Esattamente. Hai visto, esattamente. Mi sono preparato, Domenico. Il confronto volevo che era alla pari questa volta. Benissimo, hai fatto benissimo. Ci sono infatti 40 diciamo, combinazioni, pieghe e deviazione, 20 per il tiratore destro e 20 per il tiratore mancino, perché il calcio può anche essere ruotato con deviazione a sinistra. Perfetto. L'altra caratteristica che abbiamo introdotto in quest'arma è il Progressive Comfort, che consente... fa parte anche della gamma, anche del Raffaello, di Ethos, quindi è una delle caratteristiche delle armi Benelli. Esattamente, è particolarmente importante e utile in quest'arma qua, perché un sovrapposto di meno di 3 kg rinculerebbe parecchio. In questo caso la sensazione di rinculo di quest'arma è paragonabile a un fucile di 3,5 kg, 3,6 kg, per cui è una sensazione accettabile di rinculo, pur avendo un'arma molto leggera da trasportare e veloce da maneggiare, brandeggiare. Attenzione amici cacciatori, il sistema del Progressive Comfort di Benelli sta all'interno del calcio. Certo. C'è un sistema praticamente che va a ammortizzare in base alla potenza anche della carica della munizione praticamente, e riduce fino al... Arriviamo fino al 40-50%, è progressivo in base alla carica che utilizziamo, perché ha una serie, diciamo, di balestre in polimero che entrano in funzione a seconda, diciamo, della pressione generata dalla cartuccia, della grammatura della cartuccia. Sì, decisamente preparato. Cos'altro? Noi in quest'arma, mi giro un attimo così, 828U riarma attraverso la chiave di apertura. Questa caratteristica ha un vantaggio per l'utilizzatore finale, che nel momento stesso in cui rilascio le canne per l'apertura ho già riarmato, per cui non faccio assolutamente nessuno sforzo nel aprire l'arma. Come dicono in inglese,
con 8282 you don't fight with the gun, cioè non ti succede di dover litigare con l'arma per aprirla, perché risulta davvero molto agile da maneggiare. Oltre che una chiave particolarmente ergonomica, è stato studiato in maniera specifica anche il disegno della chiave per facilitare questa azione. Esattamente, perché vogliamo che si utilizzi tutto lo spazio utile davanti al pollice, quindi per la massima ergonomia l'abbiamo posizionata tutta abbattuta sulla sinistra. All'inizio ai tradizionalisti aveva fatto storcere un po' il naso questo tipo di innovazione, poi quando si è capito la funzionalità di questo nuovo progetto, in cui lo studio non era solamente uno studio di design ma era uno studio di tipo funzionale ed ergonomico, invece chi è che l'ha usato ha incominciato subito a diffondere praticamente l'utilità della cosa. È un successo commerciale incredibile, ricordiamolo, ci teniamo, Benelli leader mondiale nel settore dei semiautomatici, ma si sta imponendo alla grande anche con questo nuovo progetto, un progetto che è costato 3 anni di lavoro. Sì. Dalla fase di progettazione alla fase di sviluppo, poi per la distribuzione, quindi studiato veramente nei minimi particolari, in cui poi avete fatto una somma di riassunto di tutte le tecnologie che già utilizzavate sugli altri, per cui è stato un po' gioco forza renderlo particolare. Beh, certo. Fin dal lancio. E non era una sfida facile per chi era abituato a produrre in particolare, esatto, semiautomatici. Non è stata una sfida facile, ma a Benelli, o in Benelli, a noi piacciono insomma le sfide e abbiamo cercato di dare il meglio con questo sovrapposto. Vi rivelo ancora un'altra caratteristica che magari ai più attenti di voi non sarà sfuggito, che se in pratica vado a premere il grilletto, quindi rilascio i martelli, ad alcuni non sarà sfuggito che non si è sentito nessun clac all'espulsione. Sembra quasi non esserci l'espulsione, in realtà lasciatemi dire è un'espulsione intelligente, ovvero è collegata direttamente all'esplosione della cartuccia. È l'esplosione stessa della cartuccia, quindi la pressione che si genera all'interno della camera di scoppio, ad attivare l'espulsione. Qual è il vantaggio, seppur può sembrare minimo? Che abbiamo di fatto, se non c'è un bossolo da espellere, in realtà rimane silenziosa l'arma. Se utilizzo per esempio dei salvapercussori, posso inserirli, rilascio i miei martelli, quando apro non li trovo lanciati fuori, li trovo semplicemente estratti, perché appunto, essendo una finta cartuccia, non c'è necessità che venga espulsa. E anche questa, se vogliamo, può essere una piccolezza, ma è sinonimo di grande innovazione, di grande attenzione al dettaglio e anche alla sicurezza. Certo. Che è un elemento chiaramente fondamentale per evitare qualsiasi tipo di incidente di caccia, come purtroppo ne accadono. Senti, qui noi siamo di fronte a questi tre modelli e non siamo qui a caso, perché con questi tre modelli c'è un completamento di gamma di 8282. Esatto, al terzo anno diciamo, perché è stato lanciato questo 8282, siamo partiti nel 2015, quest'anno da un lato abbiamo raggiunto una distribuzione a livello mondiale praticamente dell'arma e proponiamo per il 2017 un completamento di gamma nell'ambito appunto del calibro 12, sempre da caccia. E quindi abbiamo qui le tre novità di quest'anno, che sono in sequenza la versione compact, ovvero con il calcio il cui tiraggio è di 345 mm, può diventare poi anche 355 mm con il calciolo più lungo, per cui introducendo adesso il compact siamo arrivati a completare quello che è il range dei tiraggi, riusciamo ad offrire quindi un fucile che va dai 345 fino ai 385 ad un passo di un centimetro, quindi per assolvere anche in qualche modo alle esigenze, rispondere anche alle esigenze magari del pubblico femminile piuttosto dei più piccoli. Chiaramente compact perché è più compatta l'arma. È più compatta l'arma, sì, si riferisce appunto, esatto, al compattamento. Passo che c'è praticamente qui, se le andiamo a vedere sovrapposti uno con l'altro si nota praticamente. Esatto, poi il passo si intende in pratica la distanza che c'è tra il grilletto e il calciolo. In questo caso è 345 mm, la versione standard è 375, quindi abbiamo guadagnato 3 centimetri, che cioè dal punto di vista ergonomico, per quelle che sono le caratteristiche fisiologiche della donna magari, o anche del cacciatore che non ha una statura molto imponente, va ad assolvere praticamente in maniera perfetta e puntuale anche a questo tipo di necessità. Esattamente. Abbiamo poi introdotto il Ti facciamo modello... fare... È un piacere.
Abbiamo introdotto il modello con canna lunga, in questo caso abbiamo la canna da 76 cm, quindi da 30 pollici, perché fino appunto all'anno scorso avevamo in gamma soltanto la canna da 66 e 71. Oggi possiamo appunto usufruire anche della canna lunga. Ultimo, ma sicuramente non per importanza. E qui lo vediamo sull'inversione della chiave. Esatto. Se è lì. Ah, ok. Ecco, facciamo vedere. Vedete? Abbiamo introdotto un modello che è totalmente dedicato ai tiratori mancini. Noi, come ben saprete, il 828U è l'unico sovrapposto che già nella sua versione standard consente di modificare pieghe e deviazione, quindi di portare il calcio verso sinistra proprio per assecondare le esigenze del tiratore come mancino. Come ci stavi spiegando prima. Esatto, abbiamo quindi voluto fare di più. Siamo andati oltre, abbiamo voluto fare di più offrendo l'arma in una configurazione totalmente dedicata al tiratore mancino, quindi una chiave di apertura che è disegnata in modo speculare rispetto alla versione standard e anche la si aziona in maniera diametralmente opposta, quindi con un movimento da destra a sinistra. Poi il discorso della guida a sinistra alla guida a destra e quindi per non sbagliarci. Questo fa un po' parte però, fammelo dire, Domenico, del DNA di Benelli, perché esatto. Ricordiamo che nella vastissima gamma di prodotti Benelli è l'azienda che offre in assoluto di più la gamma di prodotti per tiratori mancini. E questo già era un asset chiaramente nel settore semiautomatici, dove forse questo tipo di esigenza chiaramente si sente di più perché la pallottola viene espulsa lateralmente, quindi chiaramente Benelli era già assolutamente attento a questo tipo di fattore e oggi anche nel sovrapposto in 828U abbiamo è andato a ribadire questo concetto. Certo, abbiamo voluto dimostrare anche questa attenzione perché comunque, come tutta una serie di caratteristiche dell'arma, a partire dalla leggerezza, la maneggevolezza, l'adattabilità, vogliamo essere il più possibile vicino all'esigenza del tiratore, quindi è l'arma che deve adeguarsi il più possibile all'ergonomia, allo stile del cacciatore e non viceversa. Quindi, se vogliamo, anche nel sovrapposto, dove non è così impattante la cosa come può essere nei semiautomatici. Funzione chiaramente frontale di conseguenza. Esatto, quindi anche in un'arma come questa abbiamo voluto comunque dimostrare la nostra attenzione proprio a questo tipo di esigenza, la capacità di adattarsi il più possibile appunto al cacciatore. Beh, per i 50 anni non ci dovevamo far mancare niente, di conseguenza ecco qua anche il completamento della gamma. Naturalmente questi fucili, amici cacciatori che sono qui a Norimberga di Vua, la prossima tappa dove li potrete ammirare è a Caccia Village edizione 2017, quindi vedrai che di amici cacciatori curiosi di scoprire queste novità ce ne saranno tante, così come è stata forte veramente la risposta nell'apprezzare questo gioiello. Io sono innamorato di quest'arma, per cui sarà perché a me piace il design, piace la linearità e qui c'è veramente una sintesi di tutti questi elementi. Grazie mille, sarà un piacere poi incontrare tutti poi, i nostri amici alla prossima occasione. Fissate bene il volto di Domenico perché quando spiega lui le armi è sempre un piacere ascoltarlo. Piacere mio. Quindi davvero. Io ti ringrazio, Domenico, ci si vede a Bastia, buon lavoro. La festa Benelli è finita da poco, io ti ho strappato le nostre telecamere, tu al solito sei stato gentilissimo. Quindi amici cacciatori, Benelli, Caccia Village, ricordo anche che abbiamo lanciato come network un nuovo portale che è cataloghicaccia.it. Non fate nessuna difficoltà a trovare il catalistino di Benelli perché ve lo trovate lì bello in prima pagina. Basta cliccare, fare il download e trovate tutte le specifiche, ma poi se ne volete sapere qualcosa di più, dal vivo c'è anche Domenico. Bene, da Norimberga al momento è tutto, anche se c'è una sorpresa che vi sveleremo tra poco relativa ad 828U. Le sorprese qui in casa Benelli non finiscono mai. Grazie Domenico. Grazie mille, ci vediamo, ciao a tutti.